Ciao Federico, alla luce anche di quanto insomma, della carriera che hai percorso dentro le Valdossa Patini, ritieni di arrivare a Roma nel momento migliore della tua carriera? Beh, sì, direi che arriviamo al momento giusto, in una fascia d'età diciamo, dove sono già ormai grandicello, però maturo, pronto, dove ho tante esperienze anche internazionali con il precedente europeo, quindi sì, direi che è un periodo giusto per arrivare, il momento in cui anche la Roma credo abbia veramente delle grandissime ambizioni, quindi insomma questo legame è stato voluto e insomma, speriamo di ritagliarci le nostre soddisfazioni sia io che la Roma. Senti, un po' tutti noi abbiamo vissuto quei giorni di mercato abbastanza frenetici quando è uscito il tuo nome e c'erano parecchie squadre, c'era il Napoli, c'era il Milan, c'era la Lazio, facciamo qualche squadra. Alla fine cosa ti ha spinto a scegliere la Roma? Quei giorni di mercato veramente c'è stata a livello mediatico grande confusione diciamo così, però da parte mia c'è stata sempre grandissima chiarezza, grandissima semplicità, quindi quando poi il presidente mi ha detto che c'era la possibilità e che c'era stata un'offerta da parte della Roma e che quindi ci sarebbe stata la possibilità di andare lì, detto subito, abbiamo parlato con la famiglia, abbiamo deciso che sarebbe stata l'unica soluzione per noi possibile, quindi tutto quello che c'è stato di altre squadre sono state eliminate subito, perché quando c'è stata la possibilità di andare a Roma, il presidente lo sapeva, dovete chiedere anche a lui, a Zamparini, se c'è la possibilità, cioè se devo andare via, voglio soltanto a Roma, e quindi è stato molto, tutto molto semplice.